Buongiorno e ben ritrovati. Oggi esattamente 29 di ottobre, martedì 29 di ottobre 2024, come sempre insieme un'ora e 30 per parlare dei principali fatti di cronaca, di attualità, della cultura, degli aggiornamenti in tempo reale, insieme a Giovanni Scandiffio, che è inebriato dall'odore della stampa che è davanti a sé. Sono qui con gli afrori della stampa proprio. Buongiorno a tutte voi e a tutti voi, buongiorno Francesco, eccoci qui. È stata solo la mia sensazione ieri sera sentire veramente il primo abbassamento di temperatura? Ma io non ho sentito l'abbassamento di temperatura ieri sera, no. Sento sempre una forte presenza di umido anche la mattina. Unito all'umidità, questo devo dire. Probabilmente dirlo. Sì, confermo. Comunque sta arrivando il tempo brutto, sì. A fine settimana. Speriamo che arrivi un po' di pioggia, perché ci serve, serve come il pane, direi, ma ci serve come l'acqua, perché i nostri bacini idrici sono davvero, davvero in deficit, come sta ci confermando. Ci serve anche per il pane, quindi. È tutto collegato, Giovanni. Tutto collegato. Ritorniamo seri. Allora, andiamo alla cronaca, Giovanni. Arresti a Bari nei confronti di alcuni esponenti del clan Parisi Palermiti. Gli arrestati sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa armata, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi. Sette persone ritenute appartenenti e vicine al clan Parisi Palermiti del quartiere Iapigia di Bari e colpite da sentenze definitive di condanna sono state arrestate dai carabinieri in esecuzione di altrettanti ordini di carcerazione emessi dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari. Sono accusate a vario titolo di associazione mafiosa armata, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi. Le condanne vanno dai 6 ai 18 anni di reclusione. I fatti per cui sono stati condannati si riferiscono agli anni tra il 2015 e il 2019. L'inchiesta, coordinata dalla DDA, nacque dopo un sequestro di un arsenale di armi e deposito di droga ritrovato dai carabinieri a Bari il 16 ottobre 2014. Le indagini hanno poi consentito di ricondurre le armi e la droga al clan Parisi Palermiti, un clan, scrivono gli inquirenti, che consolidava la propria forza intimidatrice mediante azioni violente finalizzate alla commissione di numerosi reati, traendone così ingenti profitti illeciti, egemonizzando il controllo criminale della zona. Il sodalizio criminoso, secondo quanto documentato dalle indagini, gestiva nel regime di monopolio le piazze di spaccio nei quartieri Iapigia e Maddalena di Bari, alimentandole con regolarità di cocaina, hashish, marijuana, utilizzando per lo spaccio al dettaglio una folta rete di spacciatori che si avvalevano di comunicazioni telefoniche criptiche. Ricostruito anche un episodio di intimidazione armata avvenuto in un circolo di Iapigia il 15 marzo 2015, gestito dal genitore di un giovane che a sua volta si era reso responsabile del ferimento a colpi d'arma da fuoco di un affiliato dell'organizzazione. Gli ordini di carcerazione sono stati eseguiti nei confronti di Marco Barone, di 36 anni, condannato a 10 anni, 4 mesi e 25 giorni, Nicola Bruno, di 35 anni, condannato a 8 anni di reclusione, Daniele Leluso, di 35 anni, condannato a 4 anni e 6 mesi, Domenico Milella, di 60, condannato a 18 anni, 9 mesi e 11 giorni, Michele Ruggeri, di 38, condannato a 9 anni, Sebastiano Ruggeri, di 40, condannato a 16 anni e 8 mesi, e Pasquale Leonardo Tritta, di 32, condannato a 6 anni e un mese. Ebbene, allora iniziamo con la prima panoramica dai giornali, Giovanni, e siamo sul pezzo, argomento. Devo dire che l'argomento è importante, anche perché sette arresti nel clan Parisi Palermiti non è da poco. Quelli che vengono definiti dalla Repubblica Edizione Bari Puglia i narcos di Madonnella e Iapigia, quindi Bari, la cosca, avrebbe invaso di spacciatori i rioni, riconosciuto anche il traffico d'armi. Insomma, praticamente sette persone arrestate nel quartiere Iapigia e colpite anche da sentenze definitive di condanna, e queste sentenze sono state eseguite dai carabinieri in base agli ordini di carcerazione emessi dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Bari. Sono accusate a vario titolo di associazione mafiosa armata, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi. I fatti
per cui i sette sono stati condannati si riferiscono agli anni tra il 2015 e il 2019. Come ricordo sempre, la macchina della giustizia potrà anche essere in qualche caso lenta, ma quando si muove poi finisce per arrivare, ed è, devo dire che anche questo è successo. Il sodalizio criminoso tra Parisi e Palermiti, cioè insieme il clan Parisi-Palermiti, il sodalizio, secondo quanto documentato dalle indagini, gestiva in regime di monopolio le piazze di spaccio nei quartieri di Japigia e Madonnella di Bari, alimentandole con regolarità di cocaina, hashish e marijuana, utilizzando per lo spaccio al dettaglio una notevolissima rete di spacciatori che si avvalevano di comunicazioni telefoniche criptate. E tutto questo ovviamente poi si collega per altri versi anche a quello che è successo in particolare in una discoteca in provincia di Bari, se non sbaglio, certo. Vero? Ma andiamo a vedere anche la cronaca che ci dà invece la Gazzetta del Mezzogiorno. Nella cronaca di Bari, armi e coca nel grande arsenale dei palermiti, arrestati i custodi, le porte del penitenziario si aprono per sette picciotti della malavita di Japigia, è descrittivo in questa maniera il titolo, trovati nel 2014, tra l'altro, oltre 40 tra mitra, fucili e pistole e 10 kg di cocaina. Irrevocabili anche le condanne nei confronti dei fratelli Sebastiano e Michele Ruggeri, confermate le condanne di Lucrezia Carone, Daniele Leleus a 4 anni e 6 mesi, Marco Barone, Nicola Bruno e Pasquale Leonardo Tritta. Gli imputati sono stati arrestati dai carabinieri in esecuzione di altrettanti ordini di carcerazione. L'inchiesta, appunto quella del 2014, fece ritrovare un ingente quantitativo sia di droga che di armi. Poi, sotto questo aspetto, va detto che il sodalizio criminoso anche qui gestiva in regime di monopolio, lo scrive anche la Gazzetta, il traffico di Japigia, il traffico delle piazze di spaccio di Japigia e Madonnella. I giudici della Suprema Corte hanno invece annullato con rinvio la sentenza d'appello nei confronti di Antonino Palermiti ed Edoardo Caizzi, condannati in secondo grado a 6 anni e 8 mesi. Per loro diventa irrevocabile la declaratoria di responsabilità, ma dovrà essere celebrato un nuovo processo d'appello sull'aggravante dell'associazione armata, la cui esclusione potrebbe ridimensionare la pena inflitta. Quindi sotto questo aspetto si va verso una rimodulazione di quella parte del processo. Restiamo su queste tematiche. Vedeva del buono in tutti, ma noi la rimproveravamo per le sue frequentazioni, sono le parole di Francesca Maggi, la nonna di Antonella Lopez, la ragazza uccisa nella discoteca Bahia di Molfetta il 22 settembre. Vediamo. La rimproveravamo sempre per le sue frequentazioni, ma lei vedeva del buono in tutti. Lo ha detto Francesca Maggi, la nonna di Antonella Lopez, la 19enne uccisa per errore, nella notte tra il 22 e il 23 settembre, durante una serata tenutasi nella discoteca Bahia di Molfetta, in provincia di Bari. La donna è stata ascoltata in corte d'assise del capoluogo pugliese nell'ambito del processo per l'omicidio di suo figlio Ivan Lopez, ucciso nel settembre del 2021 nel quartiere San Girolamo, freddato, mentre tornava a casa in monopattino. Per il suo omicidio sono attualmente ancora sotto processo due persone, Davide Lepore oltre a Giovanni Di Donna. La signora Maggi, al momento sotto protezione insieme all'altro figlio Francesco, ha raccontato di aver più volte rimproverato sua nipote Antonella per il tipo di frequentazioni che aveva. Nella notte in cui perse la vita, infatti, era in compagnia di Eugenio Palermiti, rampollo del clan rivale degli Strisciuglio. Michele Lavopa, il 21enne che quella sera avrebbe sparato proprio per colpire Palermiti, per mettere fine a dei dissapori mai sopiti, è ora in carcere da oltre un mese.
Si volta pagina, si cambia argomento visto che lo abbiamo affrontato nei dettagli anche dai giornali e andiamo a parlare di economia, economia legata all'ambiente. Quando si affrontano questi settori sicuramente si parla molto spesso di Ilva. In apertura la seduta della Commissione regionale ambiente sulla nuova accensione dell'Alto Forno 1 nello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto, accensione che preoccupa associazioni ambientaliste e le stesse istituzioni, mentre da ARPA Puglia, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, arriva la rassicurazione sull'inesistenza di alterazioni negli andamenti delle concentrazioni dei principali parametri. Sentiamo il servizio di Serena Manieri e alcune dichiarazioni raccolte. La città di Taranto e il territorio ionico stanno vivendo questo momento che appunto la riaccensione di AFO 1 come un momento di grande preoccupazione. Così Michele Mazzarano, presidente della Commissione Ambiente della Regione Puglia, riunita in seno allo stesso Consiglio regionale per chiarire i contorni entro i quali avviene la riaccensione dell'Alto Forno 1 dell'ex Ilva di Taranto. Disattivato ad agosto del 2023 per opere di manutenzione, poi riacceso circa due settimane fa alla presenza del ministro Urso, con l'obiettivo di riportare la produzione a livelli economicamente sostenibili grazie ad un prestito ponte della Commissione europea. Un evento segnato però dalle polemiche e dalla protesta di diverse associazioni all'esterno del siderurgico. L'Alto Forno funziona infatti grazie all'utilizzo della tecnologia a carbone, in violazione quindi delle norme e delle precauzioni ambientali. Preoccupa le istituzioni il fatto che ciò avvenga con l'autorizzazione integrale ambientale scaduta e che non si tenga per nulla conto della sentenza della Corte di Giustizia europea dei mesi scorsi che imponeva la valutazione di impatto sanitario e imponeva un aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale per elevare i livelli di produzione e quindi di emissione. Sul punto si è espressa l'assessore all'ambiente della Regione Puglia, Serena Triggiani, prendendo una posizione netta. Ho già espresso la mia contrarietà su questa ripartenza dell'Alto Forno 1, una ripartenza non sostenibile e non in linea con tutti i processi che sono voluti e cercati dalla Regione Puglia. Sapete, ha aggiunto, che siamo in aggiornamento sul piano energetico ambientale che a breve passerà in giunta e che il primo obiettivo è la decarbonizzazione. Bisognerà capire, ha evidenziato, se la valutazione sanitaria sarà in linea con la sentenza della Corte di Giustizia europea. Sul punto tuttavia il direttore scientifico di ARPA Puglia Campanaro assicura: abbiamo fatto una ricognizione dalla data di attivazione dell'Alto Forno 1 dell'ex Ilva e non abbiamo rilevato alterazioni significative negli andamenti delle concentrazioni dei principali parametri. Voce a cui fa eco Lucia Bisceglia di Ares Puglia, che parla addirittura di una riduzione complessiva dell'impatto dell'ex Ilva sulla città di Taranto. Cosa ne pensano dall'Associazione Genitori Tarantini? Invece lo chiediamo direttamente a Massimo Castellana, che intanto saluto e ringrazio. Ben trovato. Buongiorno, grazie a voi, buona giornata. Che cosa significa per voi questa riapertura di AFO 1? Intanto è una violazione di quella che è stata la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che il 25 di giugno ha chiaramente detto che non si può far funzionare questa azienda, l'Ilva di Taranto, l'ex Ilva di Taranto, senza una preventiva valutazione del danno sanitario e senza un'AIA. E poi mi fa specie il fatto che arrivino dalle istituzioni interessate alla qualità ambientale, Ares e ARPA, delle rassicurazioni dopo il riavvio di AFO 1, addirittura che sia diminuito l'impatto inquinante nella città di Taranto, mi sembra veramente poco credibile. Noi eravamo lì, proprio davanti con una portineria, la portineria C dell'Ilva, a manifestare il nostro dissenso per questa propaganda ingannevole del ministro Urso quando c'è stato il riavvio, e abbiamo chiaramente sentito una puzza di plastica bruciata insopportabile, una puzza di plastica che poi si è riverberata per tutto il giorno successivo. Quindi adesso credere che con l'aggiunta di un altoforno a carbone la qualità dell'aria sia migliore rispetto a un altoforno solo funzionante, insomma, lascia il tempo che trova.
Le istituzioni sembrano però preoccupate anche loro rispetto a tutto ciò, nonostante le rassicurazioni di ARPA rispetto alle emissioni inquinanti, sembrano preoccupate anche loro. E io credo che siano preoccupate a ragione, perché ci sono degli studi a riguardo, in particolare lo studio prodotto da Forastiere e i suoi collaboratori, che ha ben definito la situazione, cioè che ad aumento di produzione corrisponde un aumento di ricoveri per malattie dell'apparato respiratorio, dell'apparato cardiovascolare. Quindi ora credere che sia tutto rose e fiori l'aggiunta di un altro forno a carbone mi sembra veramente illogico. Naturalmente il governo, anche questo governo, si ritiene immune dalle ordinanze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che è il massimo organo giurisdizionale della nostra comunità e al quale si devono comunque sottomettere tutti gli Stati membri, e questa immunità li fa agire in una maniera scriteriata che produce danni alla salute e all'ambiente, danni che tra l'altro stiamo vivendo qui a Taranto o dei quali stiamo morendo, per i quali stiamo morendo da 60 anni a questa parte. Castellana, secondo lei c'erano strade alternative alla riaccensione di AFO 1? No, non c'è nessuna alternativa, anzi la cosa logica sarebbe stata, da parte di un governo serio, un governo democratico, recepire le conclusioni della Corte di Giustizia Europea e spegnere l'impianto che era ancora in funzione, cioè AFO 4, e non aggiungerne un altro. Questo dice l'essere in democrazia, insomma uno Stato democratico naturalmente dovrebbe attenersi a quelle che sono le disposizioni, cosa che non ha fatto, anzi in spregio proprio a questa decisione del Tribunale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ha aggiunto un alto forno. E poi, predicando la storiella della decarbonizzazione, degli impianti con forni elettrici, tra l'altro anche questi inquinanti, per i quali ci vogliono miliardi e miliardi che non hanno, e che quindi vogliono continuare a produrre a carbone e aumentare la produzione a carbone. E questo lo evinciamo anche dalle parole di Gozzi, che è il presidente di Federacciai, che ha detto che l'unico modo per produrre, per costruire i telai della macchina è quello utilizzando l'acciaio prodotto con il carbone. Quindi siamo certi che a Taranto non verrà mai chiusa la produzione a carbone, se non con l'impegno dei cittadini tarantini, tutti, affinché chiedano un futuro sostenibile, ambiente pulito, vita e gioia per i propri figli, e non essere così indifferenti. Io francamente la chiudo un po' con amarezza: agli adulti indifferenti toglierei la patria potestà, perché non riescono a difendere i loro figli o non vogliono farlo, purtroppo. Le faccio l'ultima domanda: ripone fiducia in questo memorandum di cui si è sentito parlare negli scorsi giorni rispetto a un processo di decarbonizzazione, un memorandum firmato tra le aziende che fanno parte, insomma, dell'area Ex Ilva? Assolutamente no, l'ho già detto prima, questa è tutta pubblicità, propaganda ingannevole. Ripeto, non ci sono assolutamente i soldi. Gli studi ci dicono che per produrre 1 milione di tonnellate con i forni o addirittura con la favoletta dell'idrogeno, ecco, per produrre 1 milione di tonnellate con l'idrogeno ci vorrebbero impianti che da 3.500 milioni, quindi da 3 miliardi e mezzo di euro, più 3 miliardi e mezzo per mantenerli e farli funzionare, per 1 milione di tonnellate. E questo ci fa capire che veramente sono delle favole che ci raccontano, e che Taranto, se non c'è l'impegno dei cittadini di Taranto, ma impegno serio che doveva arrivare anche subito, immediatamente dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea, bene, non ci libereremo mai
di questa schiavitù, schiavitù che è riverberata anche sugli operai, perché devo dirlo purtroppo, quello che viene fatto là dentro non è lavoro, è schiavismo. Grazie a Massimo Castellana per averci illustrato la sua posizione rispetto all'argomento. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, buon lavoro e buon proseguimento. Buona giornata. Allora Giovanni, andiamo dai giornali, sempre sul tema. Beh, tra l'altro si è riunita la Commissione Ambiente proprio sì, per ieri, questo, infatti. Perché questo certo. Argomento, legittime preoccupazioni ci sono. Per la verità ci sono varie, come dire, varie cose che finiscono per confluire e forse anche per stridere, per entrare in opposizione. Da un lato il discorso della riduzione della cassa integrazione e soprattutto della tenuta dei posti di lavoro con la ripresa dell'alto Forno 1, dall'altro c'è preoccupazione rispetto al metodo, che è quello tradizionale di ripresa dell'alto Forno 1, che come sapete un po' di problemi li ha creati, molti problemi ha creato in passato e ancora oggi potrebbe crearli. Per la verità però nell'incontro, no, tra l'altro, che è stato fatto e che è stato convocato dal Presidente della Commissione Ambiente della Regione Puglia, Michele Mazzarano, si sono tirate un po' le somme, ci sono anche dichiarazioni che sono sostanzialmente, come dire, non proprio catastrofiche, quella che per esempio abbiamo rilevato leggendo appunto quello che ha dichiarato il direttore scientifico di ARPA Puglia, Giuseppe Campanaro, che dice: abbiamo fatto una ricognizione dalla data di avvio di AFO 1 e non abbiamo rilevato alterazioni significative negli andamenti delle concentrazioni dei principali parametri. Quindi dovremo continuare a osservare, dice ancora Campanaro, quello che succede, saranno organizzate attività di controllo sul campo. Il siderurgico è il più controllato d'Italia, dice Campanaro. Di contro, dall'Ares Puglia, Lucia Bisceglia sottolinea che c'è oggettivamente una riduzione complessiva dell'impatto dell'ex Ilva sulla città di Taranto, ma c'è anche la persistenza di rischio sanitario per la popolazione residente al quartiere Tamburi. In questa fase noi stiamo contribuendo, dice appunto Bisceglia, a monitorare, esaminare la documentazione che il gestore sta producendo, una grande novità nel ragionamento sul numero degli stabilimenti. Ovviamente tutto questo sempre connesso anche al discorso della tutela dei posti di lavoro, ma anche e soprattutto con una dichiarazione notevolmente critica del capogruppo in Consiglio regionale del Movimento 5 Stelle, Galante, che dice: la cerimonia per la riapertura dell'altoforno è stata una mancanza di rispetto per Taranto, è stata fatta sostanzialmente per farsi vedere, uno spolvero per gli acquirenti sostanzialmente, ma anche perché tra pochi mesi, dice sempre Marco Galante, tra pochi mesi AFO 1 si dovrà fermare per lavori, interventi al crogiolo, che è il punto principale di un altoforno, insomma. Quindi ci sono posizioni differenti, però si rileva la preoccupazione oggettiva. Stavo pensando, Giovanni, che se è vero che l'acciaio serve per la realizzazione delle macchine, lo sottolineava anche il nostro ospite, leggo anche che nel frattempo Volkswagen si appresta a chiudere in Germania 3 stabilimenti, previsti tagli di stipendi e licenziamenti. Quindi non so come leggerla questa notizia, sicuramente è una notizia che, come dire, spaventa da un certo punto di vista, perché se l'aggiungiamo alla crisi di Stellantis... Ma soprattutto perché Volkswagen, cioè Volkswagen... Non so se i giornali che tu hai davanti ne parlano. Non sì, so sì. Se i giornali che tu hai davanti ne parlano. Sì che ne parlano, però devo trovarlo, perché... Se no, come faccio a parlarne? Praticamente un discorso di questo tipo è sicuramente all'attenzione della cronaca, ma soprattutto è il fatto che sia proprio la Volkswagen ad avere questo problema, nel senso che è stata una di quelle aziende che è riuscita praticamente sempre a coprire e avere buoni risultati di produzione, ma evidentemente c'è un discorso complessivo che preoccupa
tutta quanta l'economia mondiale, questa finisce per ribaltarsi anche su un colosso come Volkswagen. Tu dici sì, Stellantis, ma fa ancora più impressione questo fatto, prevista addirittura, eccolo qui, Volkswagen in crisi per la prima volta, chiuse tre fabbriche, per la prima volta succede questo, nessuno è al sicuro, allarme dei sindacati, tra le misure allo studio il taglio del 10% delle buste paga, ma anche meno turni e produzione. Scholz dice bisogna tutelare i lavoratori, ma l'azienda per ora non si pronuncia, non parla, tace. E devo dire che poi le fabbriche sono tante, perché a parte la W appunto di Volkswagen, c'è la Porsche, l'Audi, la Skoda, la Lamborghini, la Seat, la Bentley, la Cupra e la Ducati. Quindi voglio dire un quadro complessivo preoccupante, perché intanto parte dal colosso, appunto dal complesso Volkswagen, tutto quanto, però la crisi c'è e chissà, bisogna trovare. Chissà quali sono le motivazioni alla base di questa crisi. Mi viene da pensare, per tutta una serie di ragioni, l'aumento dei prezzi delle auto, mi viene da pensare legittimamente che molti abbiano scelto, molte donne per esempio, immagino che prima avevano soltanto un'utilitaria, abbiano scelto una mobilità sostenibile alternativa, l'uso della bicicletta, l'uso del monopattino. Direi che ci sono anche altre scelte, vale a dire una mobilità di tipo tradizionale automotive, però con aziende concorrenziali, in particolare quelle orientali. Allora, le cinesi dici? Prego. Parli delle cinesi? Sì, non solo le cinesi, ci sono anche quelle della Corea del Sud, insomma. Cioè abbiamo una produzione alta, un rigoglio di produzione. Non voglio arrivare fino diciamo all'India, dove ci sono addirittura, c'era la sfida della Mahindra, mi pare che fosse, che stava provando a produrre una vettura a 2000 euro, insomma non c'è ancora riuscita, però continua a provarci. Allora il discorso qual è? Se dovessi avere notizie avvisami. Certo, concorrenza molto forte, crisi sul fronte delle materie prime, non dimentichiamo che continua a influire ancora quello che è stato il grande cambiamento mondiale, connesso da un lato alla diffusione mondiale del Covid, ma anche e soprattutto dalle guerre, e quindi chiaro, una serie di prodotti che hanno finito per girare in altra maniera, e per essere necessari e per approvvigionarsi bisognava trovare altri canali. Insomma, è una crisi che riguarda tutti quanti noi. Ci fermiamo per il momento, andiamo in pubblicità. Allora, parliamo anche di salute, Giovanni, se sei d'accordo, di influenza in particolare, perché sono partite le vaccinazioni, in particolare ci occupiamo della partenza delle vaccinazioni a Taranto, in questo caso nelle scorse ore presentata nella città ionica la campagna di sensibilizzazione sul ruolo decisivo degli assistenti sanitari e della prevenzione. Vediamo. La campagna vaccinale anti-influenzale per la stagione autunno-inverno, insieme a quella contro il Covid, è già in corso in tutta Italia e a Taranto è partito ufficialmente nelle scorse ore e sta seguendo le indicazioni ministeriali del piano di prevenzione e controllo dell'influenza. È già partita la campagna vaccinale, l'anti-influenzale. Noi diamo la possibilità anche del combi con il vaccino per il Covid. Oggi abbiamo voluto sensibilizzare tutta l'opinione pubblica con il coinvolgimento di Sua Eccellenza il Prefetto e di tutte le autorità. E importante è stata anche la presenza del primo cittadino che si è vaccinato, il sindaco di Taranto, insieme a noi. Le vaccinazioni sono gratuite e puntano a garantire una maggiore copertura e protezione, soprattutto per le fasce più vulnerabili della popolazione. E bisogna raccomandare anche alle persone più giovani, non soltanto ai fragili, di ricorrere allo strumento sicuro e veramente positivo della vaccinazione. Noi tutti l'abbiamo fatto oggi come istituzioni, anche per sensibilizzare i nostri concittadini e per fare in modo che, insomma, la stagione invernale che si sta aprendo presenti la minore criticità possibile per il nostro sistema sanitario.
Una novità di quest'anno riguarda il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale, approvato in conferenza Stato-Regioni lo scorso agosto, che introduce un calendario vaccinale separato, facilmente aggiornabile per rispondere a futuri scenari epidemiologici, nuove evidenze scientifiche e innovazioni biomediche. Abbiamo aderito all'invito, alla proposta della ASE, del suo direttore dottor Colacicco, perché riteniamo che sia importante fare questa vaccinazione. È una prevenzione fondamentale, perché la salute è un bene primario e quindi conservarla però è anche compito nostro, perché l'influenza ha delle gravi ripercussioni, può avere gravi ripercussioni, e anche perché ha un costo sociale. Oltre ai vaccini antinfluenzali e contro il Covid-19, quest'anno l'immunizzazione comprende anche vaccini contro malattie rilevanti per garantire una protezione più ampia e mirata per la salute pubblica. Come ogni anno, la campagna vaccinale si rivolge a tutti i soggetti fragili. Fragili non è solamente l'ultra 65 anni, in cui sicuramente la vaccinazione trova una maniera di protezione da quelle che sono le complicanze in un anziano, ma anche i soggetti che hanno altre patologie, in cui sicuramente la vaccinazione permette di evitare quelle sequele di altre patologie che possono portare a gravi complicanze. E allora, come ogni anno, diciamo, precisa come un orologio svizzero, arriva la campagna vaccinale, Giovanni? Beh sì, tra l'altro abbiamo avuto già una anticipazione anche polemica, se vogliamo. È successo sotto praticamente nel mese di settembre, quando si è iniziato a parlare del famoso virus sinciziale, la bronchiolite, quella che attacca i bronchioli, soprattutto pericolosa, molto pericolosa per i bambini. E sotto questo aspetto ci si è mossi, perché sembrava che ci fosse addirittura un diniego da parte nazionale a fornire questo prodotto, cioè il vaccino contro il virus sinciziale, alla Puglia. Insomma, su questo poi il governatore Emiliano si è mosso come un carro armato, devo dire letteralmente, è andato all'attacco e un po' si è rivisto tutto quanto il discorso che aveva a che fare con questa fornitura. Importante, questo era un segnale. Ovviamente su questo discorso delle vaccinazioni complessive di massa c'è un fatto che bisogna tenere presente, soprattutto per quel che riguarda alcune categorie. Vi parlavo di questo, che ormai ci sono e inizia, penso la vaccinazione sia già penso che sia già iniziata in Puglia per quel che riguarda il virus sinciziale, ma ci sono anche le altre categorie altrettanto a rischio, gli anziani e tutti gli altri fragili, connessi al discorso dell'influenza. Quindi un vaccino anti-influenzale può essere molto utile per evitare conseguenze che arriveranno tra un po'. Avremo tra un po' tu dicevi il raffreddamento d'aria, sì, praticamente per la fine della prossima settimana è previsto, anzi no, di questa settimana è previsto un cambiamento di temperature, quindi bisogna essere pronti ad affrontare anche questo aspetto. Per la verità io direi, specialmente per le categorie a rischio e per le categorie fragili, di prendere in considerazione l'eventualità, ovviamente una vostra libera scelta, non entro nel merito, l'eventualità di accoppiare e di giustapporre il vaccino anti-influenzale anche a quello anti-Covid. Fate come volete, pensateci, però sicuramente può essere utile anche in questo senso fare una scelta di questo tipo. Non entro nel merito più di tanto, insomma, ognuno ha le sue posizioni, le sue idee, ma per quello anti-influenzale fatelo, che è molto molto importante. Giovanni, parliamo ancora di sicurezza, ma ci spostiamo di settore, ci spostiamo anche di territorio, perché alla Polo Bibliotecario di Potenza c'è stato un incontro sulla cultura della sicurezza in ambito edile, in questo caso, non siamo in ambito sanitario, ma in ambito edile, promosso dalla Cassa Edile,
che ha messo al centro la bilateralità del confronto tra mondo datoriale e quello sindacale per raggiungere meno infortuni e morti sul lavoro, che sarebbe una cosa sacrosanta. Vediamo. Dal 1 ottobre scorso è entrato in vigore l'obbligo della patente a crediti per operare nei cantieri edili, un settore che nei primi sei mesi 2024 registra in Basilicata il 16% di lavoratori stranieri, 1.394 su 8.690 totali. Tante luci ma anche ombre, soprattutto si registrano ancora tanti infortuni e morti. È per questo che Edilcassa di Potenza ha promosso un incontro dal titolo La cultura della sicurezza, con intervento del mondo delle imprese, dei professionisti tecnici e dei sindacati. Portare un elemento importante, che chi lavora a fine giornata deve tornare a casa sano e salvo. Lo facciamo appunto promuovendo la cultura, lo facciamo avendo un occhio di riguardo importante verso quella che è la formazione, che deve essere necessariamente una formazione di qualità, e lo facciamo stimolando il buon esempio, un esempio che non sia contraddittorio. Lo scopo di farlo nella bilateralità è proprio questo, è quello di raggiungere in maniera trasversale, perché l'obiettivo è necessariamente comune, sia i lavoratori sia i datori di lavoro. Noi abbiamo dimostrato durante il Covid che proprio insieme ai sindacati abbiamo sottoscritto i momenti complicatissimi in cui era difficilissimo tenere aperte le industrie, abbiamo sottoscritto un protocollo che ha funzionato e credo che quella sia una buona pratica che vada ripetuta, molta più prevenzione, le sanzioni sono necessarie ma non sono sufficienti, inutile inasprirle all'infinito, quello che invece è importante è lavorare sulla formazione dei lavoratori, sulla formazione dei datori di lavoro in un'ottica di condivisione con i sindacati e anche con gli istituti deputati al controllo. Alla base di tutto oggi c'è la sicurezza. Insomma, questo importante convegno messo in atto dagli enti bilaterali, dal nostro presidente Margherita, dei sindacati, insieme ai sindacati, sicuramente non è un punto di partenza, non è un punto di arrivo, ma è un tassello che noi continuiamo a mettere insieme agli altri che in questi mesi abbiamo già avviato, come due convegni sulla patente a punti, uno ha fatto a Potenza, l'altro a Matera qualche giorno fa. Proprio l'obiettivo è quello di incentivare, progredire in termini culturali affinché, ripeto, non ci possano essere più, o meglio, si possano ridurre il più possibile, perché ogni incidente grave, ogni morte sul lavoro sicuramente è una sconfitta per tutta la comunità. Non l'ho detto io, lo ripeto, sono parole del Presidente della Repubblica che facciamo nostre e che condividiamo. L'ultimo periodo è stato caratterizzato con forti interventi nel settore edilizio, cantieri più a largo raggio come definizione, quindi tutto ciò che ruota in un cantiere edile, con la previsione della cosiddetta patente a punti. Patente a punti significa patente a crediti, cioè patente a cui si vuol dare fiducia, quindi sono punti a credito, perché appunto il sistema vuole dare crediti alle imprese che operano in modo virtuoso e sono impregnate di legalità. In Basilicata com'è la situazione di partenza rispetto a questo processo? La Basilicata può risultare un laboratorio perché con la sinergia di tutti, datori di lavoro e organismi ispettivi, possiamo appunto trovare un ruolo e un giusto equilibrio per un obiettivo che non può che essere quello dello zero, cioè portare la criticità dei numeri sugli infortuni sul lavoro ad un valore che sia pari a zero. Credo che intanto bisogna dare continuità a queste iniziative e mettersi in discussione anche da parte nostra per acquisire magari anche elementi che in qualche modo riescono a creare quella cultura, la sicurezza, che significa consapevolezza ogni giorno del valore della sicurezza. Credo che in questo senso, insomma, da stimolo importante l'iniziativa di oggi.
Dal 1 ottobre è partita la patente a punti, pertanto credo che è una norma che tenda un po' a premiare le aziende che investono in certe culture. Io credo che oggi il tema della cultura della sicurezza è il tema fondante per questo settore, uno dei settori che purtroppo ogni anno lascia tantissime persone in un concetto di mortalità alta, pertanto dobbiamo lavorare tutti insieme partendo proprio da questi momenti come momenti di formazione. Per noi rimane una priorità assoluta nel mondo del lavoro, queste iniziative vanno in quella direzione, scambiarci le informazioni, le buone prassi, provare a fare un passo in avanti verso i morti zero, un obiettivo difficile da raggiungere, ma se ogni giorno riusciamo a metterci un tassellino verso questo obiettivo, forse riusciamo a salvare qualche vita. E ogni giorno con i nostri enti bilaterali diamo il massimo della assistenza per assicurare la prevenzione nei cantieri, e questo è il nostro mantra che dobbiamo perseguire senza mai smettere di crederci e di profondere il massimo della nostra energia. Il tema della sicurezza sui cantieri edili è sicuramente un tema centrale nel dibattito, direi, nazionale a questo punto, Giovanni, perché, sì, come dire, ma io direi morti di più sul lavoro, morti bianchi sui cantieri edili ce ne sono, e ce ne sono in tutta Italia. Ma io direi ancora di più, perché è un tema importante anche sotto il profilo comunitario, perché se ne è parlato e c'è una legislazione europea in proposito, con ovviamente tutte quante le raccomandazioni e i sistemi da adottare per poter evitare di tornare in queste situazioni così difficili. Non dimentichiamo che, se vogliamo allargare il concetto di cantiere, una miniera, quella di Marcinelle, esplose per via negli anni 50 in Belgio, e ci furono moltissimi morti, tra i quali moltissimi italiani. Ma tornando al discorso dei cantieri, il problema è che esistono le norme, esistono le disposizioni, non c'è sufficiente forza e personale per poter controllare i cantieri. Questo basterebbe avere già gli ispettori in maggior numero e si potrebbe sicuramente avere altri risultati, perché non è solamente il discorso del controllo in sé, anche l'effetto deterrenza che fa il controllo rispetto agli altri, quindi a questo punto si avrebbero sicuramente risultati positivi. Certo è che ogni tanto abbiamo un discorso della morte degli operai, quindi le morti bianche per lavoro che sempre ci affliggono, e non solamente al sud ma anche al nord, da quello che abbiamo visto dall'inizio dell'anno a oggi, ma sicuramente la parte dei cantieri edili è una parte davvero singolare, che bisogna fare in modo da portare ai massimi livelli di sicurezza, perché molto spesso non sono rispettate le norme previste appunto dalla legge, e questo porta alla morte degli operai e agli incidenti, qualche volta non mortali per fortuna, ma ci sono. Va detto che sul discorso della sicurezza è un discorso che non bisogna transigere per quel che riguarda intanto i cantieri edili, ma c'è anche altra sicurezza, che è quella che ci viene per esempio dalla qualità dell'aria. E sul fronte della qualità dell'aria vediamo che, per quel che riguarda in particolare la Basilicata, il rapporto ecosistema urbano 2024 di Legambiente per le due città capoluogo dà dei dati particolari, cioè mentre per quel che riguarda da Potenza c'è una lieve oscillazione appena di un posto a scendere, no? Quindi sostanzialmente Potenza è quasi ferma, soprattutto perché appunto solo una posizione scende dalla 79esima all'80esima di quest'anno, nel 2022 però era al 58esimo posto. Il dato che preoccupa è il posizionamento della città di Matera, che scende dal 55esimo posto, no? Arriva all'82esimo di questo anno, insomma sono 27 posizioni, ed è un discorso sulla qualità dell'aria.
e quindi sotto questo aspetto va tenuto presente anche qui interventi immediati, veloci, non si può rischiare di avere questa situazione così difficile, soprattutto proprio per quel che riguarda appunto le performance ambientali. Bisogna correre ai ripari anche in questo caso, e questo addirittura finisce per interessare non solamente coloro che lavorano all'interno di una struttura di qualsiasi tipo, ma anche coloro che vivono all'interno di una comunità urbana e che rischiano di vivere e vivere male. Insomma, Matera è scesa, bisogna farla risalire. Personalmente riporto una mia osservazione, te l'ho riportata anche a microfoni spenti: ho trovato per strada molti piccioni morti, senza vita, esanimi, e spesso camminare con difficoltà a spiccare il volo in maniera disorientata. Dipenderà da questo, non dipenderà da questo, non lo so, era soltanto un dato che volevo portare appunto e mettere sul tavolo rispetto a questo discorso che hai fatto e che sono dei numeri certificati da Legambiente, se non sbaglio, cioè sulla qualità dell'aria. Sì, questo sì, sulla qualità dell'aria sono Legambiente che interviene. Dico francamente, lo ignoro questo discorso, questo fatto dei piccioni e dei loro malesseri. Mi ricordo un trentennio fa una cosa che mi venne da scrivere così, leggendo una notizia e commentandola, e cioè che a Dublino molto spesso i piccioni si lanciavano in picchiata contro i vetri delle macchine, improvvisamente, o perdevano l'equilibrio, ma erano quelli che andavano prima, come dire, al pub, nel senso che andavano a inebriarsi dei fumi di una nota birra irlandese molto forte, tra l'altro. La Guinness, per caso, scusate se ho fatto pubblicità, non lo fatto dico. Pubblicità. No, non lo dico. Dopodiché, dopo aver fatto questa inalazione, erano tutti allegri e si lanciavano però come dei kamikaze in picchiata contro le vetture. Più di questo, è solamente una nota di colore, invece bisogna preoccuparsi anche di questo e capire cosa sta succedendo a questi nostri simpatici coabitatori della città. Chiedo scusa all'ordine dei giornalisti per aver detto un marchio, insomma, non mi bacchetteranno per questo, spero, insomma. È ormai entrato nel linguaggio comune, è sinonimo di birra quel marchio, quindi mi è scappato. Insomma, andiamo avanti e andiamo a parlare di un incontro che si è tenuto ieri a Matera, che è stato organizzato da Lega Coop Basilicata, che comprende 27 cooperative sociali con 741 soci e 116 occupati, un incontro che è stata di fatto un'assemblea congressuale, ma è stato anche il momento per fare il punto su luci ed ombre del settore. Vediamo. Qual è lo stato dell'arte rispetto alle cooperative sociali? Che momento vivono? Le cooperative sociali si ritrovano in questa nostra regione, ma credo anche in tutta la nazione, un periodo che devono rispondere a delle esigenze di adeguamenti contrattuali che riviene dal giusto rinnovo contrattuale delle cooperative sociali, e dall'altro canto c'è l'assenza assoluta delle stazioni appaltanti, degli adeguamenti delle rette che restano invariate e quindi mettono le nostre cooperative in uno stato di difficoltà nella gestione ordinaria. Noi chiediamo alle istituzioni che rispondano a queste esigenze. Non possiamo scaricare sui soci lavoratori e sui lavoratori un onere così pesante. Il 13% dell'adeguamento contrattuale che è stato sottoscritto non è assolutamente sopportabile dalle competenze che gli vengono riconosciute, ancora bloccate da anni, e quindi c'è da rivedere seriamente questo aspetto. Le istituzioni rispondono a tutto ciò? È la prima volta che vi rivolgete a loro? Che cosa dicono? Dalle parole noi dovevamo passare più ai fatti. Ci si ritrova con tante attività da svolgere per dare al settore la dignità che merita, anche perché è una regione, la nostra, che
sta invecchiando, sta richiedendo sempre più servizi, sta richiedendo sempre più attività di supporto e nel contempo le istituzioni dovrebbero adeguarsi a queste situazioni. Questo non avviene, andiamo con rilento all'adeguamento delle competenze, come si diceva prima, oppure agli accreditamenti, oppure alle nuove gare con procedure che non tengono conto della storia di questa nostra regione, dove per esempio nel settore della salute mentale siamo state una delle prime regioni che hanno istituito dei servizi per i dimessi dagli ospedali psichiatrici da più di 40 anni e adesso con le nuove gare si è cancellato completamente tutto, ma nel contempo ancora non ci sono le regole che devono gestire i rapporti. C'è bisogno di più attenzione anche dal punto di vista economico al lavoro che fanno le cooperative, che se lo devono fare fino in fondo, oggi più che mai, con più fruitori dei servizi e con più difficoltà anche di trasferimento di chi ha bisogno di questi servizi, ci vogliono più fondi per fare appieno il loro dovere. Cosa possono fare i comuni in tal senso? I comuni sicuramente ne devono far tesoro di quello che sto dicendo e facendo anche i conti in tasca, forse dovrebbero anche loro, anche noi comuni, dovremmo intervenire economicamente. Lo so che è difficile e qui dico che sta uscendo la nuova finanziaria, la vedo dura, anche perché si profila un altro taglio per i comuni. Mi auguro di no, perché quando si taglia i comuni si taglia i cittadini e si taglia quindi i servizi che si offrono ai cittadini, quindi spero che facciamo in tempo, faccio un appello al governo, in tempo a rivedere questa finanziaria e soprattutto di non tagliare le risorse ai comuni, perché la si taglia ai cittadini. Cosa può fare la Regione? Le cooperative sociali ormai sono diventate un elemento essenziale di quella che è l'offerta dei servizi ai cittadini, non solo in Basilicata ma in tutte le regioni italiane. Superata una prima fase un po', diciamo, di sperimentazione, quando la rete dei servizi sociali è stata un po' organizzata in alcune regioni dando mandato alle aziende sanitarie, in altre, come nel caso della regione Basilicata, dando mandato agli enti locali, le cooperative, diciamo, hanno sopperito in questi anni a quella che era anche tutta la fase iniziale di organizzazione e implementazione di questi servizi. Si tratta a questo punto di cercare di consolidare, diciamo così, questa rete dei servizi, superando la fase, come dicevo prima, un po' più sperimentale, arrivando ad un'implementazione di servizi che possa essere al passo con i tempi. Questo richiede da un lato investimenti economici, ma dall'altro lato anche investimenti in formazione e su capitale umano, perché le esigenze dei cittadini sono mutate e per rispondere a queste mutate esigenze occorre che il sistema cooperativistico da un lato e le istituzioni dall'altro riescano ad adeguare quella che è l'offerta. Ci sono le risorse? Le risorse ci sono, sicuramente non sono mai sufficienti perché i bisogni sono mutevoli e spesso si incrementano soprattutto in relazione ad alcune tipologie di utenti, dai portatori di handicap agli anziani, a tutta una serie di emergenze che ormai anche nelle nostre comunità più interne una volta non erano conosciute ma purtroppo sono emerse. C'è anche, diciamo, la necessità di essere per quanto possibile creativi, di sfruttare per queste esigenze non solo i fondi rivenienti dal bilancio nazionale e regionale, ma anche alcune tipologie di fondi europei che con una, diciamo così, programmazione attenta possono essere in gran parte dedicate anche a queste necessità. Ebbene, andiamo in pubblicità, ci ritroviamo tra qualche minuto qui per parlare di altri argomenti. Esperti, produttori e appassionati riuniti presso gli spazi di Museo Essenza Lucano a Pisticci, in provincia di Matera, ieri per riflettere sulla tutela del Made in Italy nel mondo. Vediamo di che si tratta. I
Esaltare e difendere le migliori espressioni del patrimonio enogastronomico italiano è la mission del Ministero delle Imprese del Made in Italy, ribadita dal capo del Dicastero Adolfo Urso nel messaggio di saluto che ha voluto rivolgere ai partecipanti del primo World Amaro Day, la manifestazione dedicata al mondo di un prodotto che unisce tradizione, innovazione e cultura. Un evento unico ospitato negli spazi del Museo d'Impresa Essenza Lucano, che ha riunito produttori, esperti del settore e appassionati per celebrare e promuovere un simbolo del gusto e del patrimonio italiano. Spazio dunque è stato dato alle tradizioni regionali attraverso una serie di attività ed esperienze. L'evento ha permesso ai partecipanti di esplorare l'intero processo produttivo, dalle competenze erboristiche tramandate nel tempo alla selezione di ingredienti unici, mettendo come sempre al centro il capitale umano. Sono 130 quest'anno e forse per quello poi abbiamo sentito la responsabilità di chiamare tutti i membri, i più importanti rappresentanti della filiera del mondo dell'amaro, per celebrarlo, per commentare insieme gli aspetti positivi, le criticità, soprattutto per preoccuparsi per il futuro, perché l'amaro venga raccontato anche alle nuove generazioni nella maniera migliore. Il Museo Impresa, così come altre associazioni come Federvini, come l'Associazione Marchi Storici d'Italia, come la stessa Associazione Amari d'Italia, sono voluti stare vicini all'evento, l'hanno sentito loro, perché c'è un tema di cultura che sta dietro all'amaro, al mondo dell'amaro, che forse non è stato raccontato con grande efficacia negli anni precedenti e c'è bisogno invece di raccontarlo, perché vivere una full immersion in un museo significa vivere come un museo come questo, significa avere accesso a delle informazioni diverse che forse non passano solo con la pubblicità, un mondo che sta dietro l'amaro e che forse aiuta anche il consumatore ad apprezzarlo molto di più. Ci siamo chiesti con la mia famiglia perché non dedicare un giorno ad un prodotto iconico come l'amaro, che fa parte della storia dell'Italia. In occasione dei 130 anni della nostra azienda abbiamo pensato di lanciare questo Amaro Day e siamo molto soddisfatti perché hanno risposto in tanti, quasi tutti i nostri competitor, perché in questo giorno, in questa occasione, non siamo competitor ma siamo tutti produttori di un prodotto iconico che fa parte della storia dell'Italia, che va preservato, difeso, capito bene cosa raccontare, dove vogliamo andare, perché gli italiani hanno creato gli amari. Dietro c'è un modo di lavorare, una storia, gente che ha lavorato tanti anni, quindi bisogna preservare, difendere il mercato degli amari, che bisognerà vedere come prodotto italiano. Dobbiamo saper difendere le nostre cose, come lo si fa con l'arte, la cultura, qualunque cosa dell'Italia è bella e va preservata. L'obiettivo di momenti come questo, di incontri, di condivisione, è proprio questo, dare l'opportunità a tutti di parlare dell'amaro, conversare sul che cosa è stato il passato e soprattutto su quale sarà il futuro, per dare una mano a tutte le realtà di questa categoria che hanno tanto tanto da raccontare e evidentemente per l'internazionalizzazione hanno anche bisogno di una mano, diciamo così. Museo Impresa da sempre vicino a tutti i comparti industriali che cercano di valorizzare la loro attività culturale attraverso esperienze come quelle dei musei, come gli archivi di impresa. Sono esperienze che permettono di far maturare nel pubblico una consapevolezza che dietro quello che è semplicemente un prodotto in realtà c'è una storia secolare, talvolta millenaria, come appunto nel caso degli amari, perché partiamo dalle messe a dimora delle piante, delle essenze appunto che già i monaci benedettini facevano e trasformavano in prodotto, che poi l'impresa industriale alla fine dell'Ottocento ha fatto diventare appunto impresa. I marchi storici e il Made in Italy sono un tutt'uno, no? Anzi, è come se fosse l'esperienza vera, perché per essere marchio storico devi aver superato i 50 anni, no, di attività, l'esperienza vera del Made in Italy, quindi non stai raccontando una cosa che è nata l'altro ieri, stai raccontando una tradizione del Made in Italy che si porta sempre in questo concetto di cose fatte a mano, di cose sartoriali, di cose fatte ognuna per una, allora non poteva essere diversamente, no?
Il World Amaro Day. Allora Giovanni, io ti dico una cosa, questo è l'orario della famosa carrellata dei notizie locali, nazionali e internazionali. Vuoi parlarmi di amaro, Lucano, o vuoi parlarmi di notizie amare? No, voglio notizie parlare amare, un po' di tutto. Intanto voglio dire, sì, c'è qualche notizia, per qualcuno è molto molto confortante, per altri invece no, anzi per qualcuno è l'apoteosi della vittoria, ma vediamo prima intanto cosa abbiamo ancora sul territorio, perché abbiamo questo discorso dell'acqua razionata. Andretta e Bardi nella bufera dicono, CGIL dice siete inadeguati, sale la tensione anche in vista dell'assemblea di Acquedotto Lucano S.p.A. Protezione Civile pronta ad un incremento delle restrizioni. Insomma, sotto questo aspetto sapete che il pericolo c'è che si vada verso altre restrizioni dell'acqua, ma non è che siamo solamente noi voglio dire, se Atene piange Sparta non ride, perché invasi a secco, Puglia assetata, rilevato un calo del 72% addirittura, l'acquedotto pugliese corre ai ripari, a novembre riduzione della pressione. È una situazione di emergenza a causa della siccità, ovviamente quasi dimezzata la raccolta delle olive, che non ha a che fare con la distribuzione dell'acqua e la crisi idrica, ma ha a che fare col fatto che non piove, e quindi abbiamo un problema di altissima qualità per quel che riguarda le olive. La campagna olearia produrrà dell'olio eccezionale, ma la quantità sarà scarsa. Insomma, ma va detto che intanto negli invasi, parliamo degli invasi pugliesi in questo caso, ma è lo stesso per gli invasi lucani, anzi, come sapete, molti invasi lucani forniscono l'acqua alla Puglia, specialmente quelli che hanno le condotte sul fronte ionico a risalire verso il Tarantino e quel lato della Puglia. Negli invasi calo del 72%, la crisi idrica non fa sconti, in Puglia un'altra riduzione, e da novembre partirà il nuovo piano di AQP in attesa delle piogge. Ne abbiamo parlato qualche giorno fa, è anche interessante, sì, perché si prospetta il riutilizzo dei pozzi artesiani. Quindi i tanti pozzi, calcolate che ci sono i pozzi artesiani, ma soprattutto ci sono tutti i pozzi che sono stati realizzati durante la riforma fondiaria, e quindi con l'appoderamento di quelle terre, no, c'è stata anche la realizzazione dei pozzi, e anche su questo ci sono situazioni che possono dare una risposta. Ovviamente resta sempre lì sospeso in aria il discorso della desalinizzazione dell'acqua di mare, ma su questo ancora non ci sono grandi prospettive. Va detto, importante trovare però una soluzione, anche perché effettivamente continuiamo ad avere questo problema dell'acqua molto molto sentito, e sicuramente ridurre la pressione come farà l'acquedotto pugliese significa sostanzialmente privare l'acqua agli ultimi piani dei palazzi alti, insomma, e non ci arriva poi, ci arriverà in determinati momenti del giorno, e ovviamente penso che l'oscuro oggetto, o il palese oggetto del desiderio in questo caso, diventerà l'autoclave, che è una soluzione importante. Con l'autoclave c'hai la tua riserva d'acqua, che certo, devi però poi curare, rinnovare, cambiare, disinfettare l'autoclave. E là poi c'è il rischio del ristagno. Eh sì, spesso. Certo, perché ristagna sicuramente, ma intanto importante, chi c'ha l'autoclave c'ha un punto in più. Questo lo raccontavamo, l'ho letto tra l'altro in certe situazioni particolari, anche di situazioni di tipo ironico, dei conquistatori, quello che offre il diamante, quello che offre l'orologio alla bellissima signora, e quello che arriva e dice io a casa ho l'autoclave conquistata. Beh, vabbè, su questo bisogna anche scherzarci un attimo, la situazione è seria, ma è chiaro che dobbiamo scherzarci pure. Andiamo a vedere questo discorso dell'inchiesta di Milano, le vittime della banda pedinate per le strade di Bari, localizzati anche attraverso i cellulari. A Bari un investigatore privato lavorava per gli hacker milanesi, i pedinamenti a Japigia per conto dell'imprenditore romano Sbraccia, che spiava la moglie di Jacobini Junior, i PM dicono localizzati grazie ai cellulari. E poi ancora
i dossier sugli oligarchi russi. Sapete che abbiamo una forte presenza in termini di immobili intestati, come dire, a teste di legno, come si suol dire, vale a dire a intestatari di comodo, anche in Italia gli oligarchi russi sono stati molto presenti, e c'è anche chi comprò i beni, l'uomo che comprò i beni di Fusillo. Poi ancora, stretta sulle banche dati, si muove il Copasir verso nuove linee guida, e poi in un garage è stato ritrovato l'archivio delle spie, e la DDA adesso chiede il carcere. Le carte nascoste dall'ex super poliziotto Gallo, 16.000 schede, ma non solamente qui, c'è anche altro, perché è successo anche che alcune centrali banche dati erano all'estero, erano in alcuni paesi, eccolo qui, scovato l'archivio dell'ex poliziotto, un server top secret in Lituania, primi sequestri a Gallo e all'agenzia Equalize. Il vertice tra Meloni e il ministro Piantedosi, insomma, non solamente qui dicono politici nel mirino, no, solamente imprenditori, PM e GIP divisi sui dossier. Secondo me ci stanno sia gli uni che gli altri, e ci sono ovviamente nei commenti anche il discorso delle fotografie, spiati e spioni. C'è chi spiava il fratello, c'è chi spiava la moglie, c'è chi veniva spiato, controllato per verificare in che maniera lo si potesse poi eventualmente contattare e convincerlo a fare determinate cose, e non vado oltre, questo è un discorso ancora da costruire. Il Viminale intanto dice: per quello che ci riguarda non c'è nessun foro, nessun buco nelle nostre banche dati, e nel decreto legge arriva il rafforzamento degli alert. Ma questo, voglio dire, è uno di quei discorsi che continueremo a incontrare giorno per giorno. Anche la Repubblica: spie, sequestrato l'archivio e Pazzali si autosospende. Ma soprattutto viene fuori, e lo dice giustamente Giancarlo De Cataldo in uno dei due editoriali che ha a che fare, che è su Repubblica, viene fuori appunto che la sicurezza italiana sotto questo aspetto, per il discorso della telematica, è un reale colabrodo. E poi c'è la grande notizia, tutti quanti l'avrete già appresa, perché già ieri sera ad orari, come dire, canonici quasi, si sapeva e c'era già il segnale che ormai era incontrovertibile, vale a dire che la Liguria è andata al centrodestra, o meglio, è stato confermato il centrodestra, perché già c'era con Toti, e ora Bucci, che è stato anche sindaco di Genova, Bucci presidente, sconfitti i signori del no. Devo dire che sotto questo aspetto mi viene spontaneo pensare all'Amaro World Day, cioè il giorno dell'Amaro, e l'Amaro qui se l'è beccato Orlando, che praticamente è arrivato al 47,3, mentre Bucci ha vinto con il 48,8, 1,5% in più, è veramente una sciocchezza proprio la differenza. 48,4 la coalizione di Bucci, quindi è andato oltre lui candidato, 47,8 anche la coalizione di Orlando, anche qui è andato, e poi c'è Nicola Morra, Uniti per la Costituzione, che è uno 0,9. Effettivamente, se si fosse arrivati ad avere un campo largo differente, probabilmente ce l'avrebbe anche fatta, ma la storia non si fa coi se né con i ma, per carità, la maggioranza ha ragione di essere in festa. Tra l'altro, su questo la Meloni ha detto chiaramente: quello è stato il mio candidato, nel senso che l'ho candidato contro tutti. Bucci, una mia scelta, eccolo qui, Repubblica, pagina 3. Bucci, una mia scelta, ho vinto contro tutti, ma Fratelli d'Italia però ha dimezzato i voti. Per la verità, il primo partito che ha a che fare, che si impone come percentuali di voto, è il PD,
Il PD va al 28%, praticamente a distanze siderali ormai dagli altri alleati della coalizione. Conte è la caduta delle stelle, con Renzi noi ancora peggio, e nemmeno Grillo va a votare, immaginate. Ma intanto il PD ovviamente si afferma, ma non basta l'appello di Schlein, opposizioni unite, basta farsi la guerra. Per la verità c'è anche un'intervista alla deputata renziana Maria Elena Boschi che dice: senza Italia Viva non si vince, la responsabilità non è di Elli ma di chi ha imposto i veti, la colpa del risultato e del leader 5 Stelle, loro perdono voti e accusano Renzi, affidare il centro a Calenda è ridicolo, spero che si capisca. L'antifona ci sta a provare, insomma, a rimettere in piedi il discorso. Lo shock di Orlando con l'amaro Lucano, con l'amaro Genovese. L'amaro Genovese. Lo shock di Orlando per l'occasione sprecata, litigi come zavorre. Per la verità ha detto però una cosa interessante Orlando, e gli va riconosciuto, perché è chiaro, la storia è questa, ha perso, ha vinto l'altra coalizione e il governatore è Bucci, però ha detto: gli ultimi risultati elettorali, noi siamo risaliti rispetto agli ultimi risultati elettorali come coalizione di centrosinistra, quindi sostanzialmente c'è stato anche, come dire, un miglioramento in questo percorso, ovviamente senza vincere, però, come diceva qualcuno qualche giorno fa, tutti quanti quando è il momento si ricordano di chi ha vinto e che passa alla storia, che ha segnato il gol, chi invece si è fatto fare un gol non viene quasi mai nominato, insomma. Ma devo dire, una rimonta di Bucci notevole, interessante questa situazione nuova, tra l'altro nuova, la conferma della situazione, le analisi, solo velocemente una, giusto per, e poi andiamo subito alla vignetta. I centri urbani, tranne Imperia che ha avuto l'effetto Scajola, ricordate, Scajola, uno degli uomini più rappresentativi della destra all'epoca, è lì. Lui è stato quello che ha portato il contributo dell'imperiese e di Imperia, per il resto invece i centri urbani si sono concentrati sul centro-sinistra, mentre invece il resto del territorio sul centro-destra. Intanto è stata riconfermata una giunta di centrodestra, e con questa bisognerà fare, come dire, i conti, nel senso che bisognerà confrontarsi sia da sinistra e sia da destra. Andiamo alla vignetta. La vignetta, così ci congediamo in questa maniera, Giovanni. E oggi salto totalmente tutti i passaggi internazionali, non ce la faccio a raccontarveli, ma ecco la vignetta, oggi vince LK, no? E vediamo subito, punto di svista, dice il primo, faticoso testa a testa Orlando Bucci, risponde l'altro, alla fine hanno perso i 5 Stelle. E con questa battutaccia di LK io vi saluto e vi dico alla prossima. Grazie Giovanni, e vi saluto anch'io, e vi lascio ovviamente a un contributo che durerà fino, diciamo, a fine puntata, quindi 9:30. Ci spostiamo adesso niente poco di meno che a New York, dove nei giorni scorsi l'associazione Mondi Lucani ha promosso la Basilicata nella sede della Columbus Citizen Foundation. Durante la serata, spazio poi alla sezione Radici del premio Mondi Lucani, riconoscimento che è stato assegnato ad un italoamericano di spicco con il quale potranno nascere interessanti progetti. Grazie per essere stati con noi, l'appuntamento è a domani, stesso orario, dalle 8 alle 9:30 con repliche in mattinata. Intanto vi auguro buona giornata. Con la seconda edizione di Basilicata e Wonderful Land, l'associazione Mondi Lucani ha portato le bellezze della Basilicata nella Columbus Citizen Foundation di New York, tra le fondazioni americane di maggior prestigio che ogni anno organizza il Columbus Day. In rappresentanza dell'associazione Mondi Lucani hanno partecipato la presidente Maria Andriulli e il vicepresidente Vito Colonna. Good evening everyone and welcome to the event Basilicata a Wonderful Land. Dopo la presentazione della Basilicata, la consegna del premio Mondi Lucani sezione Radici a Joseph Scelsa,
fondatore e presidente dell'Italian American Museum nella Little Italy di New York, momento che ha completato l'edizione 2024 del riconoscimento tenutosi a Matera lo scorso agosto. Il dottor Scelsa è tra i massimi esperti di questioni italo-americane. Inoltre insegna e tiene conferenze relative ai diritti civili degli italo-americani. Credo che sia estremamente importante che l'emigrazione lucana abbia un posto nell'Italian American Museum. È un pezzo importante della nostra storia. C'è bisogno di raccontare non solo la storia dei lucani emigrati in America, ma soprattutto il loro contributo per il paese che li ha accolti. E grazie a Mondi Lucani tutto questo potrà accadere. Gli italo-americani amano ritornare nel paese delle loro origini. E questa collaborazione può essere una spinta per quanti vorranno tornare a scoprire la Basilicata. Sono sicuro che nel prossimo futuro saremo capaci di sviluppare insieme a Mondi Lucani dei progetti unici che consentiranno di preservare la cultura e la storia dei due nostri grandi paesi. Purtroppo non sono originario della Basilicata. La mia famiglia proviene dalla Sicilia e dalla Campania, ma questo poco importa. Ciò che conta davvero è che di qualsiasi regione sia la nostra provenienza, continuiamo a impegnarci per rafforzare il legame tra Italia e Stati Uniti, due grandi paesi. Quindi, ripeto, sarei davvero onorato di far sì che la Basilicata abbia una rappresentanza nell'Italian American Museum di New York e sono sicuro che insieme lo renderemo possibile. È seguita la proiezione in prima assoluta del docufilm Basilicata Terra di Meraviglie, la cripta del peccato originale di Matera, con protagonista il suo scopritore, nonché già sindaco di Matera, Raffaello De Ruggeri, realizzato da Sud Italia Video. Attraverso il conferimento questa sera del premio Mondi Lucani sezione radici al dottor Joseph Scelsa, Mondi Lucani e la Basilicata potranno cogliere delle opportunità di scambio culturale, soprattutto rispetto alle tante storie di emigrazione dei nostri lucani, appunto emigrati negli Stati Uniti nel Novecento. L'evento sicuramente ha stimolato il turismo delle radici e del ritorno, facendo conoscere le bellezze di una Basilicata autentica attraverso le immagini, ma anche attraverso la possibilità di degustare i prodotti di eccellenza grazie alle aziende lucane che hanno offerto una loro collaborazione piena. L'evento è stato arricchito dalla presenza della maestra d'arte Claudia Nodari dello studio Atmosfere, che con le sue opere ha portato l'eccellenza artigiana italiana e in collaborazione con CNA Matera ha donato affreschi a strappo e due piastrelle decorate in oro 24 carati con immagini della Basilicata. È stato un dono che io faccio a Mondo Lucani e alla Basilicata, che quest'estate mi ha accolto braccia aperte e mi ha folgorato la cripta e la sua basilissa. Creare delle academy, soprattutto a Montescaglioso, a Matera, per creare questi gemellaggi fra italiani e americani, per poter realizzare questi grandi corsi d'arte e primeggiare sempre le nostre eccellenze artigiane. La presidente di Mondi Lucani, Maria Andrigulli, ha poi donato una targa ricordo alla Columbus Citizen Foundation in occasione della firma del protocollo d'intesa tra le due organizzazioni. Un manufatto dell'eccellenza artigiana materana, della maestra Maria Bruna Festa, è stato poi donato a Rocco Carriero, premiato Mondi Lucani 2019. L'evento Basilicata e Wonderful Land nasce infatti proprio da un gesto di restituzione di Carriero verso la sua terra d'origine. È stata una serata fantastica per restituire qualcosa di positivo alla Basilicata e promuovere la nostra regione tra la comunità newyorkese. Le bellezze, la storia, la cultura, il cibo, il vino, i biscotti, i formaggi, tutti prodotti della nostra terra. Quindi non potevo essere più che felice di condividere tutto questo con la Columbus Citizen Foundation e Mondi Lucani, in particolare per aver conferito un premio al dottor Scelsa. Grazie a Mondi Lucani per il duro lavoro e per l'impegno nel promuovere la Basilicata, in questo caso negli Stati Uniti, a New York.
Una raffigurazione di Matera su ceramica è stata donata alla presidente della Mutual Benefit San Rocco, Angelo Carrozza, a testimonianza dell'attiva collaborazione con Mondi Lucani. A chiudere la serata, un momento di promozione e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche lucane. C'è moltissima gente che ancora non aveva provato questo tipo di prodotto, per esempio il caciocavallo. È stato interessante per me spiegarne benefici, proprietà, eccetera, origine del nome e anche il fatto che appunto si può abbinare con determinati prodotti, quindi è anche un modo per conoscere la regione sotto un altro punto di vista e sicuramente va a beneficio dell'azienda di famiglia che un domani potrà essere qui anche. In vetrina i vini Cantine del Notaio di Rio Nero in Vulture e i prodotti tipici del territorio offerti da Masseria Mirogallo, Caseificio Massaravita e Panificio Sant'Anna di Montescaglioso. Adoro questo vino, è molto corposo, ha un bel profumo e allo stesso tempo è setoso. Penso sia leggero e abbinabile a diversi cibi, quindi complimenti al produttore. This is perfect, love it. And congratulations to Cantine di Notaio, buonissimo. L'evento Basilicata e Wonderful Land è stato organizzato in collaborazione con la Mutual Benefit Society San Rocco del New Jersey e patrocinato dalla Regione Basilicata e dalla provincia di Matera.